centro storico di Caltabellotta, in provincia di Agrigento, in Sicilia, fino al 1492 esisteva una comunità di ebrei tra le più importanti del sud Italia. Kolod baleva benima nefesh yehudi omia ulfate mizrach kadima ayin letzion zofia od lo Tigvatenu, ha-tigva bat-shnot alpayim, bi-hiyotam chofshi be-achtenu, eretz Zion Yerushalayim, bi-hiyotam chofshi ebrei partirono per il nord Italia e il nord Europa.
Alcuni restarono e si convertirono al cristianesimo. Del loro passaggio ci rimangono alcuni cognomi: Engiuri, Abate, Anello, Castrogiovanni, Crispi, Taino, Geremia, Macaluso, Nogilla, Perna, Ragusa, Ribecca, Siracusa, Tripoli, Gonzerioti, Cantaredda, Ventusso, Salamone, Zazzara. Canisi, Lucidi e Taormina sono invece tre contadini. Circa 400 individui. Erano intellettuali, medici, farmacisti, maestri di scuola, banchieri, artigiani, proprietari di terra, contadini, allevatori, conciatori di pelle e commercianti dei prodotti della terra e dell'allevamento. A dorso di animali da somma trasportavano queste derrate a Sciacca e dal porto di questa città li distribuivano in tutto il Mediterraneo e oltre il Mediterraneo, fino alle Fiandre e a Londra, in Inghilterra. Tra questi ebrei ricordiamo Samuel Abul Farag, ebreo converso col nome di Guglielmo Raimondo Montana e conosciuto dagli studiosi di ebraismo di tutto il mondo col nome di Flavio Mitridate. Oh.